Ciao ragazzi e benvenuti ai pronostici della 26esima giornata di A. Cominciamo subito e non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo con le partite di sabato 24 con Bologna-Genoa. Allora, questa è una partita secondo me molto aperta, nel senso che Bologna viene dal derby vinto col Sassuolo, il Genoa galvanizzato dagli ultimi risultati, la cura Ballardini sta funzionando benissimo. E secondo me io qua mi giocherei un under, cioè un no goal, under o no goal, uno delle due. Secondo me non vedremo tanti gol in questa partita, se devo pensare, principalmente giocherei quello. Se devo pensare a un risultato, penso che ci sia un X molto probabile, ecco, quindi io direi under o no goal, perché vedrò po' poi cioè, vedo pochi gol in più pareggio alle 20:45 Inter Benevento. Allora, l'Inter e Benevento sono le squadre che hanno fatto peggio nelle ultime 10 partite. Io onestamente faccio fatica a pensare a un Inter che non vinca in casa col Benevento. Al di là della crisi, al di là di tutto che sicuramente c'è, ma faccio fatica a pensare a un Inter che in casa non batta Benevento, quindi mi gioco assolutamente l'uno dell'Inter, cioè, credo che l'Inter alla fine risolva con Benevento, lo faccio. Alle 12:30 di domenica lo scontro diretto per la salvezza, Crotone-Spal, qua ci si gioca veramente tutto, se il Crotone dovesse vincere la Spal, non dico che è spacciata, ma poco ci manca, e secondo me il Crotone vincerà perché è semplicemente più forte della Spal. E secondo me quindi mi giocherei l'uno del Crotone, però attenzione perché qua è sorpresa, anche domenica scorsa il Crotone sembrava dovesse battere il Benevento, poi ha perso. Alle 15 Fiorentina-Chievo, qua metto l'uno Fiorentina senza pensarci troppo. Sassuolo-Lazio, stesso motivo, due della Lazio senza pensarci troppo. Verona-Torino, e qua invece è più difficile perché il Torino avrà le scorie del derby perso, che per loro è veramente un avvenimento, per loro è un evento il derby, quindi quando non lo vincono, poi alla fine ne risentono. E il Verona potrebbe fare lo scherzetto. 1x Verona. Sampdoria Udinese tra le squadre forse più in forma di questo campionato. Secondo me qua 1-2. Vai, doppia chance 1-2. Alle 18 Juve Atalanta. Ecco, Juve Atalanta secondo me è una partita un po' particolare da giocare, nel senso che la Juventus secondo me è in un ciclo molto difficile, forse il più difficile del campionato, perché hai la partita, poi la Coppa Italia, poi la Champions, poi ancora, cioè hai tante partite difficili, hai superato Firenze e Torino, due trasferte difficilissime. Hai l'Atalanta che comunque è un'ottima squadra, settimana dopo hai la Lazio e poi tra intermezzo c'hai l'Atalanta in Coppa Italia mercoledì questo, poi hai la Tottenham. Prima hai giocato col Tottenham, cioè con l'Atalanta, poi col Tottenham. Insomma, hai avuto veramente una striscia di partite difficili una dietro l'altra. E la Juve deve superare questo momento nel migliore dei modi. E per farlo, ovviamente, deve vincere in casa con l'Atalanta in campionato. Io credo che l'Atalanta farà molto turnover domenica, perché la partita di campionato con la Juve è probabilmente quella meno importante del periodo atalantino, che gioca stasera proprio col Borussia Dortmund, si gioca la qualificazione all'Europa, quindi la qualificazione al turno successivo di Europa League, quindi per loro obiettivamente è una cosa molto importante. E settimana prossima, mercoledì, gioca ancora con la Juve allo Stadium per giocarci una finale di Coppa Italia, quindi per loro sicuramente questa partita dello Stadium forse è la meno importante di questo giro, quindi mi giocherei sicuramente la vittoria della Juve, non mi sorprenderebbe un turnover massiccio dell'Atalanta. Alle 20:45 il big match della Serie A, Roma-Milan, e credo che la Roma sia molto in forma anche nonostante la sconfitta di ieri, ma ieri è stata una sconfitta più per sadomaso che per masochismo che per tutto il resto, perché veramente ieri la Roma ha buttato via la partita con lo Shakhtar. E il Milan sta anche lei bene, però, quindi verrà fuori una bella partita. Se il Milan dovesse fare il risultato a Roma, io credo che gli amici interisti debbano cominciare a preoccuparsi perché il Milan potrebbe seriamente superarli in classifica. Perché vincere a Roma vorrebbe dire tanto, ma sarà molto difficile. Non mi sorprenderebbe un pareggio, quindi un X credo che farà contento tutti. Lunedì 26, Cagliari-Napoli. Allora, cambio strategia e dico quello che penso. Io finora ho fatto i pronostici in silenzio, dicendo non scaramanzia, metto la vittoria a Napoli. Io penso che Cagliari sarà una partita molto difficile per il Napoli. Penso che Cagliari, se gioca da Cagliari, cioè come ha giocato contro la Juve, verrà fuori una partita molto bella da vedere.
E non mi sorprenderei, io metterei il 2 del Napoli sicuramente, ma ci aggiungo una X vicino perché non mi sorprenderei se il Cagliari rompesse le uova nel paniere agli uomini di Sarri, che dopo 9 vittorie, insomma, la legge dei grandi numeri è sempre lì pronta a fare sorprese. Quindi X2 Napoli, però l'X ce la metto. Ragazzi, questi sono i miei commenti per la 26esima giornata di Serie A, a me non mi resta che salutarvi e dare appuntamento con i prossimi video. Ciao!